Entra nel vivo Armonia in bianco e nero, quarta edizione del 2018, e martedì scorso presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città a Taranto, il primo appuntamento che fa seguito al concerto presentazione del 29 settembre. Musica, pittura, libri, fotografia e ceramica. Nicla Pastore ha curato la presentazione del libro Eterna Essenza della grottagliese Lilli Desiati, poetessa e scrittrice pluripremiata in concorsi letterari nazionali ed internazionali. Questa raccolta è stata ispirata dalla mia grande passione, dal mio grande amore per il mare, ma soprattutto io volevo parlare delle cose eterne, degli affetti che non muoiono mai nonostante la temporalità della vita, perché i grandi amori restano per sempre nel cuore, nell'anima, non muoiono mai. Per me la poesia è un balsamo lenitivo a quelle che sono le cose negative della vita, è un momento di raccolta dei miei pensieri, è un momento per ritrovarmi, un rifugio, un luogo segreto dove far emergere le mie emozioni, ogni cosa che magari mi ha condizionato anche nella giornata, anche le negatività, le speranze, le sofferenze. Nella poesia io riverso tutto il mio cuore, tutta la mia anima. Armonia in bianco e nero è promossa da Associazione Armonie con la direzione artistica di Palma di Gaetano. È un evento ricco di tante cose, di tanta arte. Iniziamo dall'esposizione dei manufatti di alta bigiotteria di Marilo Gioielli, abbiamo l'esposizione delle ceramiche di Giovanni Scaglioso, i bellissimi quadri come questo alle mie spalle del maestro Alfredo Pompilio. Torniamo alla parte fondamentale di questa rassegna, che è la musica. Abbiamo un duo, il duo Pitros, composto da Luigi Santo e Daniela Gentile, tromba e pianoforte, e sarà davvero una serata molto particolare perché è la prima volta che ospitiamo un duo di questo genere. Il pubblico ha così potuto ascoltare l'omaggio a Leonard Bernstein e George Gershwin in occasione rispettivamente dei 100 e 120 anni dalla nascita. Prossimo appuntamento lunedì 22 ottobre.